Bentornati ragazzi e ragazze su questo nuovo video, io sono Stefanuzzo e oggi siamo su un'altra puntata di Minecraft Ida, la nostra sopravvivenza. Allora, vi ho lasciato nella scorsa puntata che c'erano quei tizi là fuori che sicuramente ci stava un combattimento molto, molto serio forse. Comunque non è un problema perché se moriamo siamo qua, quindi è solo che sti tizi sono un po' cattivelli perché hanno ottima mira. Guarda quanti! Cioè, raga! Vai, guardalo! Cioè! Il problema è che ho finito le frecce, loro c'hanno le balestre. Quindi non so se posso fare alcune frecce al volo. Tanto sono tipo bloccati lì, perché sono ancora dentro al recinto che ho fatto per spostare. Per spostare gli animali. Comunque non so, stavo pure pensando di fare che vi dico, un golem di ferro. Però il golem di ferro dovremmo tipo rinchiuderlo perché altrimenti dovrebbe scappare via. Vabbè, comunque andiamo un attimo qua sopra, vediamo se riusciamo. E comunque in off camera sono tipo svincolato da questa parte nell'acqua e sono andato sempre nella zona dove c'era il tesoro. Ma comunque io non ho trovato nulla, raga, non ho trovato niente. Quindi se avete dei suggerimenti fatemi sapere sotto nei commenti. E come sempre vi ricordo anche sotto nei commenti se volete vedere altre strutture fatemelo sapere. Comunque non so se andarcela proprio con la spada o trovare tipo... Non lo so, forse me la rischio un po'. Se ce la rischiamo. Ah, meno male che il temporale è finito. Meno male. E mi guardano. Mi guardano. Loro mi guardano. E non mi sparano. Perché non mi sparate? Ho paura di avvicinarmi, questi mi attaccano, sicuro. Che già mi guardano male. E te l'ho detto, cavolo. Ah! Che ero lontano, ok, ma come mi sono avvicinato? Subito, subito. Oh, è questo? Guarda se qui ci muoio, guarda se qui ci muoio. Ma che poi non crepano? Ok, uno è morto. Ok, uno è morto. Fatemi mangiare del panetto al volo. Vai. Ok. Manca uno? Sì, manca il capo. Ok, è morto. E mi ha dato un altro stendardo malugurio. Alla losanga di Ciano, alla fascia in punta di grigio chiaro, al piano di grigio, alla bordura di grigio chiaro, alla fascia di nero, troncato di sopra di grigio chiaro. Cioè, diciamo una specie di descrizione. Cioè, non l'ho capita questa, vabbè. Comunque, sì, sono entrati da qua, eh. Io posso anche uscire da qua, effettivamente. Si è fatta tipo una certa. Allora, il compito di oggi, ragazzi, sarà quello di andare. Vabbè, metto un attimo questa qui. Non so se c'avevo altra, no? Nel Nether perché voglio andare a prendere le pozioni e altro, quindi dovremmo uccidere un po' di gente. Allora, abbiamo il pollo cotto, facciamo così. Vabbè, io l'arco lo toglierei anche perché effettivamente non mi serve. Comunque, sinceramente non mi ricordo dove spawna il portale, se in una parte buona o in una parte cattiva. Come arrivo, sicuramente ci saranno Ghost. Pensavo peggio, raga. Pensavo peggio. Allora, dobbiamo cercare una. Sì, ciao, Big Man. Ciao. Tanto non te tocco e non mi fai nulla, vero? Dobbiamo cercare. Allora, vediamo un attimo. Quanto odio quello piccolo. Quanto odio quello piccolo, raga. Allora, il castello. Perché mi sembra l'ultima volta non l'abbiamo trovato.
Eccola! Abbiamo trovata, raga. Allora, però tocca fare una cosa qui. Prima cosa facciamo un pillar. Assolutamente. A parte che non si vede nulla, ok. Fare molta attenzione perché non so che c'è sta qui. Torce basse. Forse già ci dice fortuna. Ok, c'è nessuno. Vabbè, c'è l'ossidiana e diamanti. Mamma mia, ragazzi, i diamanti. Che culo. Verruga del Nether che mi serve anche per la coltivazione. L'oro, vabbè, prendiamolo, allora, dai. Ok, andiamo avanti. Piano piano, regà. Cauteli perché il fatto, a parte il problema sono i blaze, direi anche gli scheletri, quelli brutti. Altri diamanti. Oh, vabbè, ce l'ho già quello. Cioè, ma sta fortezza è vuota, non ho capito. Piano. Vabbè, ma c'ho il carbone. Ok. L'ho messo male. Ma non c'è nessuno, raga. Non ci posso credere. Che non ci sia nessuno. L'aluminite me la prendo perché ci abbelliamo poi il nostro. Oddio, Pigman. Mi hai fatto prendere l'infarto, Pigman. Non mi attaccare, Pigman. Eccoli. Ecco spawn di blaze. Spawn di blaze. Da fastidio perché se gli arriva un colpetto da parte mia. Sono cavoli. Aspetta, avvicini, oh. Vabbè, gli ho dato un colpo di pane, raga. Questa è una buona tattica però, eh. Questa è una buona tattica. Però non ci arrivo da là se non si avvicina. Cavolo, c'è uno spawn. Non so se ho preso. Che mi ha dato? No, non mi ha dato nulla però. Una piccola farm di blaze, ma al momento è impossibile. E blocca un attimo. Sono parecchi, sono parecchi. Eccoli qua, guardali. Non fare mai più una cosa del genere, ste. Non la fare mai più. Prima rompi il blocco e poi ci scendi. Rimaniamo secchi, eh. Lo sapevo io, guarda. Come vedo un pigman, guarda, eh. Questa potrebbe essere una piccola farm, però magari si avvicinano, posso anche ucciderli. Guarda, se mi ero portato un letto non ci ho pensato, raga, non per dormire, ma per fargli esplodere tutti. Soldati. Preso. Cavolo. Ci ho pensato. Ah. Eccoci qua. Allora. Gli ho tolto parecchio. Sì. E pure loro. Pure loro. E non me l'ha data ancora. Raga, non me lo ricordo. Comunque, se io gli rompo. Cavolo, ecco. Gli spawner. Loro non spawnano più, giustamente. Oh, yes. Ma perché non me la danno? Oh, e se me la ghiaccio addosso così, però mi fai male. Eccola, me l'ha data. Oh. Non è che mo' mi attaccano questi, no? Fatti i bravi, e cazzo, e cazzo. Costa di merda. Diciamo da quella parte là. Ok, usciamo da questo portale. Che poi sicuramente dovremmo fare una piccola fortezza anche qui nel Nether. Intorno al portale. In modo che quando io entro non mi succede nulla. E ho sempre un riparo. Ok, ragazzi, allora siamo tornati qui a casa. Dobbiamo prendere il pietrusco che ci serve. Lo facciamo subito. E abbiamo il nostro arambicco. Eccolo qua. Ok, ora bisognerebbe trovare un punto dove mettere l'arambicco. Io stavo pensando qui perché c'è l'acqua. Però
Potrei anche metterlo nella zona del portale. Perché nella zona del portale? Allora, nella zona del portale perché tanto uno zombie che è morto. Infatti ho visto del fumo, dico, vabbè. Potrei anche metterla qua sotto. Cioè, ovvero potrei allargare qui. Cioè, tipo una roba del genere, no? Lo metto tipo incastrato qua dentro. Così. Che non è male. Che non è affatto male, raga. Potrei fare degli spazi qui intorno. Anche, diciamo, per metterci le ceste con scritto. Ecco, che ne so, qui c'è sta la pozione dell'acqua, pozione del fuoco, resistenza, vita e tutto il resto, ragazzi. Comunque, fatemi sapere se anche per voi la scelta dell'alambicco in questa zona è ottima oppure no, perché tanto possiamo anche spostarlo, no, non è un problema. E come sempre vi ricordo di lasciare un pollicione, di commentare e di condividere il video. Se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi nel mio canale e noi ragazzi ci vediamo nella prossima puntata.